Abbiamo qui rappresentanti del Nido Comunale di Torre Pellice, del Nido Macramè di Luserna, delle scuole mauriziane e del Collegio Valdese. A seguito della circolare del 12 marzo, che ribadiva la possibilità di coinvolgere nelle attività in presenza per i bambini e le bambine con disabilità e con bisogni educativi speciali, anche altri alunni della stessa classe, come PAS Val Pellice abbiamo interpellato gli istituti comprensivi per capire in che modo la circolare fosse stata recepita e se e come i gruppi di classe fossero stati formati. Le scuole non servono a niente, rispondiamo che non è così. Non è così da un punto di vista politico. Mercoledì c'è stata un'interrogazione parlamentare frutto delle manifestazioni nazionali e forse dopo Pasqua nidi, scuole dell'infanzia e primarie ripartiranno. Non è così a livello locale, perché per esempio la consegna della lettera al presidente dell'Unione Montana Duilio Canale durante la manifestazione di Luserna ci ha consentito di partecipare ad una riunione online con il presidente della regione Cirio e siamo riusciti ad ottenere per le scuole dell'infanzia e primarie di Luserna dei gruppi di inclusione. Ma soprattutto non è così perché stiamo dando un esempio ai nostri figli e alle nostre figlie. È importante impegnarsi insieme per il bene comune. C'è un messaggio positivo. Insieme si può fare la differenza. E siamo qui, insieme, studenti, insegnanti, genitori, proprio per fare questa differenza. Per chiedere che la scuola riapra, in sicurezza ovviamente, il più presto possibile e che si riprenda ad investire sulla formazione delle nuove generazioni. Grazie per il vostro impegno. Andiamo avanti. Ci permette di prevenire danni irreversibili ai bambini, alle famiglie, alla società intera e alle stesse scuole. Mantenere le scuole aperte è un atto di civiltà. Domenica sera eravamo in decine di genitori della Val Pellice riuniti in assemblea e abbiamo deciso di continuare la nostra mobilitazione aderendo allo sciopero indetto da Cobas e a cui è aderito il Coordinamento Nazionale Precari Scuole e Priorità alla Scuola per ieri. Come già il 10 marzo, molti dei nostri bambini ieri non hanno partecipato alle lezioni a distanza. Invitiamo anche voi insegnanti a partecipare. Chi non volesse scioperare ma volesse comunque manifestare il suo dissenso ha potuto mettere un cartello davanti allo schermo per qualche secondo con la frase «Anch'io voglio tornare a scuola». Oggi, sabato 27 marzo, vi abbiamo invitato a partecipare al nostro sit-in in Piazza Libertà a Torre Pellice. In questa occasione consegneremo la lettera che stiamo leggendo ai dirigenti, agli insegnanti, al personale della scuola che sono con noi in piazza. Vogliamo anche organizzare molto presto un incontro di confronto aperto con gli insegnanti e il personale della scuola, perché riteniamo che sia importante partire dalle difficoltà che tutti e tutte stiamo vivendo per identificare e promuovere soluzioni concrete e chiedere a tutti e tutte insieme la riapertura della scuola. Come altri comitati che si stanno mobilitando in tutta Italia, anche il comitato PAS Val Pellice è aperto a dirigenti, insegnanti e a tutto il personale della scuola che abbia a cuore il presente e il futuro della scuola come spazio fondamentale di apprendimento e crescita civica delle nuove generazioni. Se siete interessati come personale della scuola a contribuire alle iniziative del PAS Val Pellice, vi invitiamo a contattarci. Il vostro coinvolgimento è indispensabile. Una scuola aperta è una scuola su cui investire per il futuro, per chi ci lavora, per chi la frequenta come alunno o alunna, per le famiglie, per tutta la società. Un caro saluto, Comitato PAS Val Pellice. Aspirazioni e per trovare un significato e una direzione nelle strade che intraprendono. Il contenuto dei primi apprendimenti scolastici è deperibile e può essere in larga parte dimenticato, ma gli effetti interpersonali e quelli dell'autosviluppo perdurano. Se gli studenti vogliono trarre il massimo da queste opportunità, devono sviluppare la capacità di regolare la propria motivazione e le proprie attività di apprendimento.
ma penso per tutte le scuole è il problema più grosso. Una frase di Don Milani: la scuola ha solo un problema, i ragazzi che perde. Cosa vogliamo?